Come si usano i dati del PNE per migliorare l'assistenza? Due esempi pratici. Il Programma Nazionale Valutazione Esiti non ha l'obiettivo di produrre una classifica oppure una graduatoria delle strutture analizzate. I risultati devono essere utilizzati per supportare e orientare i programmi di auditing clinico e organizzativo al fine di migliorare le proprie performance. Il confronto con la media o con le strutture incluse nel benchmark permette di definire degli obiettivi di miglioramento nel breve e nel lungo termine. Un primo esempio. Facciamo un esempio prendendo come indicatore la proporzione di pazienti con infarto del miocardio sottoposti ad angioplastica coronarica transluminale percutanea, PTCA, entro 48 ore dal ricovero in due ospedali di Palermo. La proporzione di PTCA eseguita entro 48 ore dal ricovero dell'Ospedale Civico Palermo è significativamente superiore alla media nazionale, mentre quella dell'Ospedale Vincenzo Cervello è significativamente inferiore. L'indicatore che misura la proporzione di PTCA eseguita entro 48 ore dal ricovero per infarto miocardico acuto è un indicatore di processo che permette di valutare il grado di aderenza del percorso assistenziale ad uno standard di riferimento basato sull'evidenza scientifica. Una bassa proporzione di PTCA eseguita entro 48 ore indica una cattiva performance di una struttura. Che cosa può fare l'ospedale Vincenzo Cervello per migliorare l'assistenza? Sarebbe opportuno condurre un audit clinico e organizzativo per verificare le eventuali criticità nel percorso clinico assistenziale, gli eventuali deficit di tipo organizzativo, le eventuali problematiche relative alla codifica del contenuto della cartella clinica. Un secondo esempio. Vediamo un altro esempio prendendo come indicatore il tasso di ospedalizzazioni per complicanze a lungo termine del diabete in due province pugliesi. Il tasso di ospedalizzazioni per complicanze a lungo termine del diabete nella provincia di Brindisi è significativamente superiore alla media nazionale, mentre quello nella provincia di Lecce è significativamente inferiore. L'indicatore ospedalizzazioni per complicanze a lungo termine del diabete misura l'appropriatezza e l'efficacia dell'intero processo di assistenza e gestione del soggetto diabetico in uno specifico territorio. Che cosa possono fare le strutture della provincia di Brindisi per migliorare la qualità dell'assistenza territoriale? Nella provincia di Brindisi sarebbe opportuno rivedere le politiche di gestione del soggetto diabetico a livello territoriale e revisionare il percorso assistenziale nelle diverse fasi di presa in carico del paziente.